non si tratta di modifiche, adesso ci sono delle nomine in scadenza, tra cui anche quel garante, e in quel caso noi ci adopereremo per individuare una persona al di sopra di qualsiasi sospetto. E qui il sospetto è ovviamente politico, perché non è che si dice ha agito in maniera politica, no, il garante è un politico del PD che ha fatto il capogruppo del PD al Senato della Repubblica, è stato il primo capogruppo, se non sbaglio, del PD al Senato della Repubblica, e quindi quando vediamo che ci multano per la seconda volta per un software che non abbiamo più, qualche dubbio ci viene, ma lasciamo perdere e andiamo avanti, non è un problema.